Giovedì 6 maggio l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha consegnato al sindaco Francesco Sartini le chiavi di un immobile confiscato e restituito alla legalità. L'edificio si trova a Rugginello, in via Maria Ausiliatrice, nei pressi della chiesa parrocchiale del quartiere. 600 metri quadrati distribuiti su tre piani, dove si producevano lampadari. All'esterno un giardino di altri 600 metri quadrati. L'Agenzia Nazionale ha ripulito e svuotate le stanze dai macchinari e dagli oggetti lasciati abbandonati dopo la confisca. A Palazzo Trotti spetta ora il compito di ristrutturarlo e trovargli una nuova sistemazione. Oggi è il 6 di maggio, data importante perché l'Agenzia dei Beni Confiscati ha finalmente consegnato le chiavi dell'edificio confiscato alla criminalità a Ruginello che l'amministrazione comunale aveva chiesto. La storia è breve. Fine 2012 questo edificio viene confiscato, il comune, grazie all'interessamento di un consigliere, viene a scoprirlo nel 2019 che c'è un bene confiscato alla mafia che può essere richiesto. Quindi abbiamo avviato le procedure. Questo edificio era adibito a fabbrica di lampadari ed è proprio pensando alla sua relazione con la luce che vogliamo dare nuova luce a questo luogo. Si tratta di un edificio di tre piani, 200 metri quadri per piano, e vorremmo insediare qualcosa che dia nuova speranza proprio sul fronte del reinserimento lavorativo per disabili, per categorie svantaggiate e al tempo stesso che possa portare sostenibilità al progetto di impiego di questa struttura. È una struttura molto grande, è anche un grande giardino, quindi vogliamo dedicare anche attenzione e spazio al tema dell'aggregazione, aggregazione giovanile, aggregazione per categorie fragili e anche dare un segno per tutte quelle persone che hanno sofferto per la criminalità e per la violenza. Quindi vogliamo che diventi una luce di legalità su Vimercate.